Adesso Vale, come sempre, chiudiamo la puntata con il coro di Pescara. Stiamo parlando del coro Abruzzo, Forte e Gentile. Affacciate Maria, sin da su core, che peta candelo perduta amore, stiamoci e no, ma tale mide, i cande pure me, sombria chite. Rubine cotte, rumosca belle, che ha data luce belle, senza che ie papà. Rubine cotte, rumosca belle, che ha data luce belle, senza che ie papà. Te lo bene che tu mi volute come un soffio d'aria sa perdute e i per consolarmi giorno e notte facce l'amore anche lupine cotte. Lupine cotte, lumosca belle, gli ha data luce belle, ne sa che gli è papà. Lupine cotte, lumosca belle, gli ha data luce belle, ne sa che gli è papà. Serenate, che fede al cuore.
Allora, siamo tornati nel nostro salottino che ci ospita dall'inizio di questo tour partito oggi. Sono col direttore Di Nardo della Compagnia Popolare. Abbiamo ascoltato dei pezzi accattivanti, devo dire, particolari soprattutto, almeno per le nostre orecchie. La prima domanda, la prima curiosità: perché avete deciso di intraprendere un percorso del genere, direttore? Beh, ho cominciato a studiare un po' questi pezzi, mi sono sembrati veramente particolari. Quello che mi ha colpito un po' l'armonia tra il testo e la melodia. E mi ha molto incuriosito lo scritto di D'Annunzio, che in una lettera al suo primo amore scrive proprio di questo sublime del canto popolare abruzzese. Mi piacerebbe magari citarvi qualche sua frase di questa sua lettera, che del 18 luglio 1881. D'Annunzio scrive testualmente: «Io studio le canzoni popolari abruzzesi. Che sublimità di ispirazione, Elda! Che melodie profonde e affascinanti, non sembrano prodotti di un uomo, ma voci della stessa natura. Nessuna parte d'Italia canzoni così belle, così splendidamente musicali. Te ne manderò qualcuna, ma bisognerebbe sentirle cantare dalle nostre contadine nei tramonti di Porpora, nei gialli silenzi di mezzogiorno, nei pleniluni fatati. Che fascino, Elda! Vengono le lacrime agli occhi e il cuore palpita forte in un desiderio ignoto. È la natura che canta». E allora forse il desiderio più grande per me è stato cercare di riportare nel canto contemporaneo, nella quotidianità, proprio questa sublimità del canto popolare abruzzese, cioè tentare di farla nostra nel contemporaneo, nella vita di tutti i giorni, nel canto di tutti i giorni. Prima a microfono e telecamere spente mi diceva: ma perché non si canta canto tradizionale abruzzese sotto la doccia, come si fa spesso, no? Mi viene in mente la settimana sanremese classica, dove quel pezzo ti entra dentro e lo canticchi per tanto tempo. Perché non deve accadere per i canti popolari abruzzesi? È proprio questo il nostro anelito. Poi ci sono alcuni canti che sono un po' considerati quasi degli inni dell'Abruzzo. Con la Vola, se vogliamo, è l'emblema di tutto questo, tutte le Fontanelle, Mare Nostre, ma ci sono tantissimi autori veramente poco noti, in cui riprendo la parola di D'Annunzio, veramente sublime. Allora l'idea è, da un lato, riconoscerli, ma dall'altro anche far sì che possano far parte veramente di quel canto che non solo magari ascoltiamo, ma ne ascoltiamo veramente poco, ma cantiamo, e veramente capita molto poco che nel nostro quotidiano ci troviamo a cantare qualcuna di queste canzoni. La mamma dell'amore sa matite, la fie va a tirare, ma racconta come la va, la fie.
Ha evidenziato il problema, la soluzione il direttore ce la può dare? Ci stiamo lavorando tanto. A me mi ha incuriosito molto, insomma, studiando mi sono accorto che due vocaboli che nella lingua italiana sembrano avere dei significati diversi, tradizione e tradimento, hanno lo stesso etimo latino, tradere, che vuol dire portare avanti. Allora l'idea è che mi sono fatto è quello di far sì che forse cercare di tradire la tradizione rendendola quasi come canto moderno, la nostra formazione per la forma canzone, no? Quella che si chiama la forma canzone, che non è proprio tanto, come dice Bennato, sono solo canzonette, un po' scherzando, ma come dice Brassens, poesia per tutte le tasche. Ecco, allora cercare di riportare questo canto popolare abruzzese come una sorta di forma canzone per renderla cantabile nel quotidiano, nella vita di tutti i giorni, nel nostro vivere di oggi. L'obiettivo voi l'avete individuato, quello da centrare ovviamente. Ci state facendo ascoltare dei pezzi molto particolari. Quanto è modificabile ancora quello che ci state proponendo? Non voglio dire in percentuale, ma quanto è ancora modificabile? Quanto è ancora contaminabile, forse? L'idea è quella di lavorare in modo molto fluido con i musicisti, con i cantori. Gli arrangiamenti che stiamo facendo partono un po' da, che so, il mio vissuto al pianoforte, se vogliamo. Però è qualcosa che cerchiamo di, come dici tu, modificabile, ma con un contributo proprio diretto di chi canta, di chi suona. Sono degli artisti meravigliosi, sono delle persone che stanno mettendo una passione smisurata in questo progetto. Allora l'idea è proprio far sì che sia una sorta di laboratorio di idee in cui via via cerchiamo di trovare insieme l'armonia migliore, la melodia migliore, l'accompagnamento migliore, come si può dire, la nota perfetta. A proposito di idee, nella sua testa che idea c'è? La più grande che stai immaginando? Mi piacerebbe veramente che... Il classico sogno nel cassetto, direttore, poi non so se si aprirà presto o mancheranno ancora diversi anni, però glielo devo chiedere. Il sogno nel cassetto, se vogliamo, è riportare questa musica come identitaria. Vorrei usare un termine così un po' troppo economico, brandizzare, ma questo
avviene anche per le movenze, cioè noi se diciamo per esempio tarantella pensiamo a Napoli, se diciamo pizzica pensiamo al Salento, se diciamo saltarella in realtà non è ancora chiaro che dobbiamo pensare all'Abruzzo, perché la saltarella è nata nel Cenacolo Michettiano. E allora l'idea è, così come per le movenze, così come per la saltarella, far sì che anche le melodie, il canto abruzzese possa diventare qualcosa di assolutamente riconoscibile, identitario, che parla proprio delle sublimità che ha l'Abruzzo in tutte le sue sfaccettature. Allora, per riprendere un termine del momento, dobbiamo geolocalizzare il saltarello. Lo geolocalizziamo in Abruzzo, sperando che all'interno della geolocalizzazione, penso ci sarà sicuramente il coro diretto dal maestro Di Nardo, che ringraziamo, però insomma non deve raffreddarsi, perché si torna in sala ad ascoltare ancora di più i pezzi che ci stanno davvero allietando questo pomeriggio. In bocca al lupo, direttore, per il suo sogno soprattutto, non per quello che andremo ad ascoltare. Viva il lupo e grazie a voi. Grazie. Siccome